Ti... Brown the Rock. Join the club. Era una trasmissione destinata a rimanere famosa. Good morning, Va bene, va bene, proviamoci, proviamoci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Venerdì, no, non te lo do il volume, Roni, subito all'inizio. Venerdì 14 maggio 2021, siamo in quelli di Good Morning Bra. Adesso ti do volume. Ciao, Roni. Ciao, Roby. Come stai? Sto bene quando ti vedo. Tutto in giacca, con la giacchettina nera. Denzel Weltos. Denzel Weltos. Tutto in tiro. Denzel Weltos. Denzel Washington. No, fico. Sei fico. Grazie, grazie. Figos. Ti ringrazio. Chi è che mi annuncia il numero di telefono? 349-192-7726. Se volete chiamare direttamente a Moroni, il 334-7192-35. Moroni, era una gag perché, per lanciare quello che è il nostro jingle. Sì, sai che abbiamo un jingle. No. Composto da un cantautore. Non molto, lo voglio molto sapere, ma... perché non l'ho fatto io, quindi non lo voglio sapere. E allora mandiamolo, dai. 349-192-7726. 7726. È ancora lì. Ma perché mi lasci il microfono acceso? Lo sai, allora, che è, no, pericoloso. Dobbiamo dire, quando c'è Moroni qua, inizia sempre la solita diatriba: è troppo alto, è troppo basso, il volume è in cuffia. E il povero Roby Fortunato, che già per una volta che non mi sopporta, no, ha un carattere così piuttosto scontroso, soprattutto il mattino quando dorme poco. Non ne può più di Moroni che fa dei gesti strani. E abbassa, e alza, e abbassa. Guarda, guarda, mi fai i simbolini poi. Sì, no? Perché poi ti offendi. Fa Pac-Man. Ascolta, se tu stai la console, è suscettibile, Moroni, devi avere pazienza. Allora, intanto ci scrivono già. Ci scrivono già. Allora. Visto che noi abbiamo il lettore ufficiale di messaggi, cioè colui che ha vinto il messaggio d'oro, sì, nel premio, 2021. Sì, dopo aver vinto altri premi d'oro, sì, esatto, ha vinto il messaggio d'oro, con merito. Peraltro, Arelis, cioè, ormai lei è una nostra cercatrice di robe da matti, infatti mi ha selezionato una roba da matti che diremo dopo nella nostra rubrica. Quindi grazie, Arelis. Buongiorno, ragazzi. Vi auguro una buona diretta. E poi c'è il nostro Forza. Grazie a lei, sarà difficile stamattina. Io voglio Moroni addirittura, Forza, il popolo si agita. Ah, sapendo... Forza, io le due sono a casa, se vuoi passare per quella cosa lì, poi... Sì, vabbè, ma non devi usare la radio per i tuoi motivi personali. Mi sono dimenticato ieri di dirgli una cosa, mi sembrava carino. E infatti dice che si sciabola. Oggi si sciabola. Oggi alle 14 da Moroni si sciabola. Oggi. Allora veniamo anche noi, Venerdì freak. Va bene, dai. Allora, partiamo con la musica, perché questa notte a mezzanotte è uscito quello che sarà il nuovo inno degli europei. Europei 2020, che si svolgeranno nel 2021. Vabbè, ma lì sì, ma con tutte le magliette che hanno stampato, mica potevano rimettersi a fare son soldi. Esattamente. Quindi uscito questa sera a mezzanotte e ce lo ascoltiamo per la in anteprima, per la prima volta. Martin Garrix, DJ, insieme a Bono e The Edge degli U2. E gli altri due poverini, gli altri due sono incazzati neri. Ma non li cagano mai. Non li hanno chiamati. Ma come mai? La moglie, quando arriva a casa, Adam Clayton. E allora? Com'è che Bono lo chiamano sempre, te no? Fallito! Esatto, proprio così. sì, così. Non li chiamano mai. Larry Mullen Jr., Adam Clayton, così. Le mogli sono incazzate. Quando beccano la moglie di Bono? Pelliccia quest'anno. Vabbè, andiamoci ad ascoltare We Are The People, nuovo brano by U2 e Martin Garrix. Sì, è copiata, dai. Dici? Vabbè, ma tutti i pezzi degli U2 partono così. Ma questo è di Martin Garrix, è featuring U2. Vedi? Se featuring, Martin allora. Garrix è famosissimo. Tra... DJ famoso. Dalla scuola con mio cugino. È famosissimo, ma botti, ma tu, ma veramente. Bella, sentite. Electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. Cause you fail. The fight, you pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Street.
broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people waiting for. Infatti siamo quelli che aspettano sti europei. Una da canzone un anno, terribile, veramente. Ma è una canzone da inno, una, quando fanno l'inno di un europeo, di un mondiale. Chissà quanti soldi che così gli hanno dato per fare sta schifezza. Infatti Marco Rock, il mio falegname, con 30.000 lire la faceva meglio. Quando ancora c'erano le lire. Vero Marco. È vero, giusto. Incredibile. Marco. Allora, cosa, ragazzi, a voi il microfono. Allora, sì, grazie per il microfono, Robby. Ciao, sono Ricky Moroni, vivo Bra. Sono amico di Botti. Sì, esatto. Sei anche tagliato i capelli un po' a scodellina, una, scodellina, sì. Un sorriso plastico da atleta, sì, stamattina. Hai detto plastico? A favore di, a proposito, hai detto plastico? Ho detto plastico, certo. A proposito di plastica, quest'oggi avremo, abbiamo già qui con noi, che non sta nella pelle, non sta nella pelle, un ospite, un ospite che fa parte della zona, di questa zona di Plastic Free, questa associazione che fa una roba fantastica, e cioè andare a raccogliere quello che noi buttiamo in giro, maledetti. Maledetti. Cioè, poi fortunatamente ci sono loro, consumatori impavidi. Esatto. Cattivi. E oggi ci racconterà qualcosa riguardo questa associazione. Anzi, intanto la salutiamo. Ciao Gisela. Ciao, buongiorno a tutti. Oh, finalmente buongiorno, una voce Gisela, che fa piacere ascoltare. Beh, nelle orecchie, non come per i vostri ululati. Razzismo. Dopo i questi due gracchianti. Non ho capito, scusa. Cioè, già uno si presenta con le camicie, l'altro col caschetto tagliato bene. La prossima volta vengo nudo. È molto sei molto meglio. Oggi, è molto latino. Tu lo dici così. Sopra che mi hai già visto. Esatto. Botti stamattina siamo riusciti nella puntata di Miami Vice, veramente. Sì, ragazzi, io sono amico di Ponciarelli. Eccolo. Esatto, esatto. Allora, partiamo con la prima rubrica di giornata, come nostro solito. Poi approfondiremo ovviamente l'argomento Plastic Free, l'argomento Moroni, che è anche un argomento che va per la maggiore. Mamma mia. Ovviamente, sì, è di comunque brutto. Volevo ancora leggere il messaggio di Gian, che è un, prego, po' d'accordo con questa nostra disamina del pezzo appena sentito. Inizio di Where the Streets Have No Name, e poi ritmi e lascia chi. Forse era meglio se intervenivano anche gli altri due, infatti. Sì, sì, probabilmente abbiamo detto, infatti, probabilmente Clayton è a casa incazzato. Sì, no, perché hanno lasciato la produzione musicale in mano a Martin Garrix, che è uno che fa ballare solitamente, non è sicuramente. Però ci sta, è un inno di una competizione che sarà ascoltato in tutto il mondo, e quindi di solito si cerca una via più commerciale, no? Quando fanno... Sì, e devo dire che ci sono riusciti, Bene. Ti ricordi Waka Waka, l'inno dei mondiali del 2010? Waka Waka. Certo. È proprio Shakira, se non erro, era proprio sì, lei. Shakira, il balletto l'avevo inventato io insieme a Moroni. Io e ma Botti, non c'erano ancora, sì, le ginocchia che andavano bene. Io vado ancora adesso dall'osteopata. Anche quando... tu, è un, sì, grande lui, tra l'altro. Oh, lo sai che comunque mi ha sistemato il sinistro l'altro giorno. Ma veramente? Sì, sì, giuro, giuro. Il sinistro? Sì, il destro? Perché il destro è rimasto abbastanza bene. Capito. Io gli sfumo, intanto. Continuate a parlare, continuate pure a parlare. Andiamo con la rubrica, dai, la rubrica. Andiamo la con la canzone di Laura. Eccolo, la canzone di Laura. Una melodia che ti starà in testa tutto il giorno. O forse anche di più, di più, di più, di più, di più. Avevo preparato per Moroni la sigla, però ti sei dimenticato. Andiamo a sentirci Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Wow. È bella. Solo cose belle, mamma, mamma, mamma.
ragazzi, qua in studio è successo il disastro. Sì, di tutto. Il bellissimo. Disagio più che il infatti, disastro. Infatti, mamma Nunzia, lo sapevo che avrebbe scritto. E brava Laura che sceglie sempre belle canzoni. Poteva intitolarla Mamma Nunzia. Esatto. Per e anche Jess, ciao belli, collegato ora a Gise, l'avete già fatta scappare, no? No, è ancora qua. È ancora qua. Ha persino lamentato lei la il volume è troppo alto, però Roby sì. Non si è così. Comunque, no, a lei assolutamente. Si commentava fuori onda. Sì. Moroni, gli U2, succate, cioè questa è la musica italiana. Sì. Questo doveva essere l'inno degli europei, dai. Molto bello il pezzo, l'unica cosa al gruppo è una cosa che mi dà un po' fastidio, il nome Ricchi e Poveri, Poveri lo cancellerei. Sì, sempre solo più ricchi. Dai, su. Scusate, è anche venerdì. Allora, ho già lucidato il Panfilo, mi parlate di povertà, ma dai. Questo è anche vero. Allora, finalmente entriamo in quello che è l'argomento di giornata. Lo facciamo a gamba tesa insieme alla nostra ospite Gisela, che ci racconta. Innanzitutto noi vogliamo sapere chi sei. Ciao, grazie. Allora, io sono Gisela, abito a Bra e sono rappresentante di Plastic Free Onlus. E hai conosciuto anche Moroni in questa mattina. E oggi io sono anche amica di Moroni. Pensa. Piacere. Quindi, piacere mio. Plastic incantato. Quando e come nasce Plastic Free innanzitutto? Allora, Plastic Free è un onlus, un'associazione di volontariato nata nel 2019 con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibile sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso che non solo inquina, ben si uccide. Eh sì. Vero. L'hai visto Seaspiracy? Il documentario su Netflix, sì, angosciantissimo, che ci fa capire tante cose su questo mondo maledetto fatto di gente che si arricchisce inquinando praticamente a tutti gli effetti. E loro cosa fanno? Loro vanno a raccogliere i rifiuti che noi produciamo, i ragazzi e le ragazze di questa associazione, che oltretutto voi accettate anche volontari all'occorrenza, se non erro, no? Esattamente sì. Giusto? Si può diventare volontari e partecipare ai nostri eventi, è totalmente gratuito. E abbiamo bisogno di volontari per raggiungere i nostri obiettivi. Bene, adesso allora pian piano ci arriviamo. Moroni, volevi dire qualcosa? Ok, andiamo avanti con la prossima canzone. Grazie Moroni. Oggi, grazie a voi per avermi dato la parola. Molto sentito, grazie, ci hai fatto capire ci con poco tanto. Tra l'altro io mi sono rifatto le labbra, secondo voi quando poi decomporrò le labbra rimarranno? Ma che... Stamattina è molto difficile. Vabbè, oggi festeggiamo il compleanno di un grande. Un grande. Ma non è il mio compleanno oggi. Scusa, no, non il tuo. Non mi concentrare. Un grande. Grande. È il compleanno di un grande. Stiamo parlando di David Byrne, leader e cantante dei Talking Heads. Ovviamente. David, l'hai conosciuto? Il David? Sì. David era conosciuto come Ninte Gerrimo. Mi lavava la barca quando avevo quella piccola. Sì. 69 anni, la stessa età del mio babbo, praticamente, nel 1952. Quindi tanti auguri. E ci andiamo ad ascoltare un brano che a me piace sempre un sacco, proprio dei Talking Heads. Me lo vuoi annunciare tu, Moroni? Talking Heads e Burning Down the House. L'hai messo molto in piemontese, Sì, perché bisogna comunque ricordarci le origini. Giusto. We'll be right back.
posso dire una cosa? Messaggio fatto? Messaggio bravo. Tecnico, Marco Rock, muciaccia. Marco Rock, muciaccia. Fatto? Fatto? No, allora io stavo toccando con mano questo lavoro di Art Attack. Sì, perché tu non l'avevi ancora visto. No, l'ho visto sui social, ma allora, non l'avevo ancora toccato con mano. Prendete il posto delle zeppeli, attaccatelo, fatto? Prendete Marco Rock, lo mettete da solo in una stanza con colla, forbice e carta. Allora, adesso il logo dell'Iron Maiden. Questo si chiama Decoupage. Decoupage alla Marco Rock. Alla Marco Rock. Fatto un lavorone. Marco Lavorone, sì. Marco Rock, già che ci sei, non mi tiri una paratia rimovibile qui davanti che mi fa, che faccia in modo che io non veda. Paratia cos'è, spagnolo, no? Paratia o paratia? Vabbè, allora diamo Gisella, visto che siamo la parte seria di questa trasmissione, diamo due dati, perché non so se lo sapete, ma metà di tutta la plastica prodotta nel mondo è stata realizzata solo negli ultimi 15 anni. La produzione è aumentata in modo esponenziale, da 2 milioni di tonnellate nel 1950, oggi vengono prodotti 500 milioni di tonnellate di plastica, un dato che dovrebbe raddoppiare entro il 2050, quindi arrivare, quindi no, non raddoppia, perché poi ci sono le associazioni come la vostra e ci sono le persone che in teoria cercano di fare qualcosa anche nel proprio piccolo. Infatti noi consigliamo borracce, per dire, no? Per l'acqua, per bere l'acqua, sono tante le cose che possiamo utilizzare, non la plastica monouso, e abbiamo trovato anche qualche articolo a riguardo che ci dà qualche consiglio su come migliorare nel nostro piccolo anche la nostra vita quotidiana, e andando ad abolire degli oggetti. A me ad esempio sono venuti in mente i giochi. Erano così belli i giochi di legno, no? Il cavallino a dondolo di legno, bello. Queste cose qua. Adesso i giochi sono tutti di plastica. Sì, quanti ne trovate in giro? Tantissimi, tantissimi. Sì, purtroppo, come hai detto te, la cosa importante è sensibilizzare le persone, perché poi possono cambiare dalle piccole abitudini, no? Esattamente. E è vero, una volta costruivamo i giochi. Esatto, adesso esatto. Adesso è tutto comprato, tutto facile. E una volta si viaggiava con l'immaginazione. Bravissimo. Moroni, il suo primo Panfilo l'ha fatto in legno. No, gioco? L'avevo fatto in carbonio. No, noi giocavamo al gioco della bottiglia con la bottiglia di legno. Ci sta per non inquinare. Bravi ragazzi. Infatti, no, a parte gli se una non ci stava, gliela davamo in testa. Esatto. Scusa. Allora, ogni anno, ragazzi, circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono dalle nazioni costiere negli oceani. Equivale a buttare 5 buste di immondizia ogni 30 centimetri di costa di tutto il mondo. Cioè, tu immagina mettere una fila di persone ogni 30 centimetri lungo le coste con un sacco, con 5 sacchi dell'immondizia che li buttano in mare. La stessa cosa. Siamo già sommersi. Impressionante, impressionante. Ma ne parlavamo l'altro giorno, c'è questa isola che adesso non ricordo se è al largo dell'Oceano Pacifico o indiano. Ce ne sono tantissimi di plastica, mica solo una. C'è quella più grande, che raggiunge le dimensioni della Spagna. Sì, è enorme, incredibile. È una cosa veramente. Perché per via delle correnti si radunano tutti i rifiuti di plastica in quel punto. Ma il problema più grande non è tanto, come mi insegnava anche prima Gisella e fuori onda, non è tanto la plastica in formato gigante, sono le microplastiche che poi vengono ingerite dai pesci dell'oceano e anche da noi, ma lo diciamo dopo. Quello che mi hai detto prima lo diciamo dopo il prossimo brano. Andiamo a Bologna. Tortellini, l'erano dei tortellini. Vedi a sti due, basta, sì. Dai, basta la mangiare e la bere, sono felici. Gli dai una parola, no, parto, mi dai cashmere, che devo andare a Bologna. Il paradiso, ma l'Europa è così. Cerca il diavolo negli occhi degli altri. Ti chiamano Mujahide, ma tu non hai nemmeno mai creduto nei santi. La gente si spaventa quando è metro con te. Più li guardi, più ti sembrano pazzi. È vero che hai imparato le canzoni di Farrell. Tutto sommato fai una vita normale. Criminale, una spia medioambientale. Io se fossi un dio vi direi così. Io coi mocassini ai piedi faccio
sareste proprio le critiche. Voglio girare il mondo, non andarci con te. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Non sono un mujahideen, ma nel cuore porto il fuoco del Kashmir. La luce della fede mi ha portato fin qui, come il vento soffia dietro ai miei passi. Giuro che ho studiato nelle scuole migliori, so che gli alcolici ti portano fuori. Ma il giorno del Signore qui è sempre venerdì. Questa vita occidentale, no, non è così male. Io se fossi un dio ballerei così. Io con gli occhiassini ai piedi faccio miracoli. Voglio girare il mondo, non andarci con te. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Girandola di messaggi al 349-192-7726, ne sono arrivati un sacco. Vediamo se riuscirà. Qui dalle giostre della Rocca. Ecco. Allora, niente, allora, non posso fare un intervento. Serio. Senti, questo è dedicato a te. A me? È dedicato a te, sei immensamente fortunato. È sempre Cremonini. No, non capisco perché Roby debba fare il coglione tutta la settimana e il serio il venerdì. Posso rispondere io? Sono un coglione. Perché ci siamo io e te, Enrico. Esatto, allora deve controbilanciare. Sì, esatto. Devo, oltretutto, voi immaginate tutta la settimana io già la passo con botti. Poi uno dice: oh, finalmente è venerdì. No, io non posso manco dirlo finalmente. Venerdì non si rilassa niente. Deve mediare tra le imprevedibilità nostre. Sai, abbassa il volume, alza il volume. Sai quanta gente non vorrebbe essere al tuo posto. Sì, però te l'ha chiesto Gisella al volume, hai fatto un sorrisone lì dietro. Ma poi hai visto come mi sono anche abbassato. Si sì, è anche sistemato il bavero della giacca. Mi sono spuntati anche i denti del giudizio. A forza di sorridere. Dopo 45 anni. Ho già tolti tutte e due per vostra info. Comunque, sono già venuti fuori cariati, però. abbiamo un altro ascoltatore, perché in teoria dovremmo essere partiti con la girandola di messaggi, come sì, dicevamo però prima. Non sono riuscito a dirne solo uno. Esatto. Abbiamo la girandola di messaggi qua in diretta, grazie. Girandola di messaggi. Bellissimo. Se non erro, c'è la domanda di un nostro ascoltatore. Allora, questa è una domanda seria, quindi vorrei silenzio. Per cortesia una base adeguata, se fosse possibile. Perfetto. Moroni, mi spieghi come fanno le correnti a radunare la plastica in mare se la plastica è un isolante elettrico? Hai capito la domanda? Cioè, sono un elettricista, può aver fatto sta domanda. Attenzione, hai forse capito chi ha posto questa domanda? No, non lo so, perché? Come faccio a saperlo? Allora, sono ricco, sono mica, cioè, sei mica... Allora, un elettricista che fa art attack, decoupage, chi vuoi che sia? Fatto? Marco. Scusa, Fatto? Oh, la mucciaccia! Oh, Marco! Esatto. Vabbè, adesso allora, però rispondi. Marco Mucciaccia Rock. Allora, praticamente l'isolamento perché lo scotch quello nero isola. Allora praticamente lo scotch ha legato tutte le plastiche. Ce l'ho. E quindi si sono attaccate lì in quell'isola. Perfetto. Grazie. Perfetto. Io credo che sia stato dello scotch, quindi. Dello scotch, no? Whisky, però esatto. Quello che ha bevuto Mucciaccia se l'ho indovinata. Mi offre l'aperitivo stasera. Allora, ma abbiamo, dicevamo in precedenza, delle microplastiche. Gisella, proviamo un attimino a tornare a parlare un po' seriamente. Torniamo perché seri. Esatto, okay. Ci proviamo. Sempre che noi lo siamo mai stati. Però vabbè. Dicevamo fuori onda che ingeriamo costantemente della plastica, anche noi esseri umani, non solo i poveri pesci, poi ci andiamo a mangiare. Io sono anni che mangio qualcos'altro, non la plastica. Questo sì. Quantità. E tu mi hai detto un paio di cose veramente allucinanti è su vero, questa Roby, cosa. È vero, Roby, a settimana Roby, me lo dici no, Roby. Roby. Un altro dente del giudizio. Sono cinque. Cioè, ma due capelli neri sono tornati, due capelli bianchi sono tornati dai, neri. Dai, che Gisella sta parlando. Sono tremendi. Sono terribili.
terribili, sono esatto. terribili. Dicevamo, quindi, allora, vi raccontavo che ogni settimana c'è un dato che è veramente allarmante, che dice che noi mangiamo una scheda, come se fosse un bancomat, a settimana. Un bancomat? Sì. Che una... shake. Guarda, io tanto per quanti soldi ho sul conto corrente potrei anche mangiarmi. Una carta di credito o bancomat? Sì, una carta. Ah, comunque. La Platinum? No, perché lui interessa. C'è la Diner. America. Allora, te la metto in questa maniera. Vai, mangiamo una bottiglietta di mezzo litro di acqua. Di acqua al mese. Una bottiglietta, ma piena o vuota? No, deve essere vuota. Una bottiglietta di plastica al mese. Questo è uno scandalo. Ingeriamo. Cioè, c'è gente che neanche una ne ha. Incredibile. Appunto. No, però vi rendete conto? Cioè, noi. A parte gli scherzi, è veramente terrificante come presa di coscienza. 5 grammi di plastica al mese. 5 grammi di plastica al mese, e noi li ingeriamo senza accorgerci. Attraverso i pesci, senza neanche un filo d'olio, un po' di sa, niente. Così, così. Esatto, sconditi. Incredibile. Cioè, Harry Potter qua andrebbe fuori di testa. Ma scusa, come li ingeriamo? Difatti, volevo fare anche una domanda scientifica. Come li ingeriamo? Ok. Scusa, posso fare una... Come li ingeriamo? Wow. Gisella, disinvolta, devi dare 3 risposte. Ok, veloce, così. Dai. Vediamo, c'è la microplastica. Ok, okay. In primis, quindi verdure anche, immagino. Ortaggi, pesci. Carne. Tutto l'inquinamento della plastica finisce nel mare, quindi va a contaminare la fauna marina e poi finisce anche nei nostri piatti. Esatto, ce lo mangiamo dopo così. Pazzesco, che bella notizia. Quando guarda, arrivi con una bella orata, pensi di fare bella figura, invece no. Esatto, me la rinforza, plastica. Per favore, me la rinforza plastica. Esatto, sì, no, sento che la cellulosa non esce. Non so come mai. Va bene, la prossima canzone l'hai scelta tu, Gisela, sì. E quindi la annunciamo. Non l'annunci tu, l'annuncio io, va bene. Sì, perché io sono più forte con lo spagnolo, Roby. Giusto, quindi questo anche vero. E l'inglese è spagnolizzala, no? No, la potete spagnolizzarla, no? Che lui è bravo. Cioè, non ti arrabbiare. Scusi. Entonces, scusi. Allora, facciamo così, la presenti tu. Esatto, ce la spagnolizzi. Vai. Qual è? Come qual è? Moroni, sono 2 anni che fai radio. Questa allora. Questa. Vai. Ahora. Ahora vamos a pasar una canción muy que te gusta mucho. El grupo se llama Blur. El Country Sound 2012 Remaster. Fantastico. Sì, ma in spagnolo Blur, come si dice? Blur. No, una S, sai che Blurs. Blurs. Così va meglio. Blurs. Sì, esatto. Antes sì. E después, Blurs. Va bene, bravo. Grazie. È bravissimo. Yeah.
10 e 42 minuti, dai dai, che allora, manca solo più un'ora e venti, Roby, dai. C'è una domanda di Jess, importa, finalmente qualcuno fa una domanda intelligente, che fa una domanda per Gise. Ah, se è di Jess è sicuramente intelligente, sì, infatti, la domanda. Che sì, ti vuole chiedere... Intelligest. Sì. Intelligest. Sto ridendo, ma interiormente. Dentro, anch'io, dentro. Condivido. Domanda per Gise, come li ingeriamo? Andiamo avanti. È pertinente, posso però non rispondere a questa lo puoi desassare. Meno male che oggi abbiamo il traduttore, sì, anche perché abbiamo, avendo un ospite, lei è italo-argentina, che non sa parlare, ho il traduttore, sì, me lo sono portata dietro. Non sa parlare, ma lo fai parecchio forte comunque. Ho detto di abbassare, ma il volume non è legato al microfono. Allora torniamo a parlare, ragazzi, i messaggi li leggo la settimana prossima. Sì, bravo, infatti. Allora torniamo a parlare di Plastic Free, perché nasce questa associazione come una realtà digitale. Nei primi 12 mesi raggiunge oltre i 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 700 referenti in tutta Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica. Oltretutto, non solo a livello operativo e quindi manuale di raccogliere fisicamente i rifiuti di plastica in giro per l'Italia, per il mondo, anche nasce come denuncia, perché su giornali e TV sono stati coloro che hanno pubblicato le notizie, le brutte notizie riguardanti questo mondo, ma anche quelle belle, perché poi di contro in queste situazioni si crea sempre la situazione positiva del fatto che c'è gente come loro che fa del bene, che sensibilizza, immagino anche tanto, e poi c'è la risposta da parte di coloro che hanno a cuore l'ambiente, perché molte volte alcune cose, secondo me, le facciamo senza neanche pensarci troppo, per una semplice questione di abitudine. Certo. Sì, come Botti che quando va nei boschi e fa l'amore e butta i profilattici in giro. Ma basta, Botti, non lo devi più fare, no, questo allora, non si fa, cioè, ma fai l'amore, ma perché, ma... scusa, ma da cosa li riconosci che sono... Aspetta, suoi? Sono firmati. Io le firmo per le fan solitamente, però succede che io non uso più il preservativo da molto tempo perché mi suda la mano. Questo motivo qua, capisci? Questa sono giorni che doveva una dirla. Tremenda tristezza mi ha preso il corazon. Muoio male, muoio solo, muoio solo. Senti un po', che qua è arrivato il momento Moroni. Direttamente da Bra, abbiamo qua negli studios di Radio Bra on the Rocks Moroni. Grazie di questa calorosa accoglienza. Come sempre, anche oggi sono qui. Ha detto tutto quello che dovevo. Sembrava che ci fosse qualcosa di più importante. ti abbiamo anche fatto sigla della tua rubrica. Diciamo una cosa: la cosa della battuta che abbiamo orchestrato e invece nasconde un problema reale. Bravo. Perché alla fine questi preservativi, no, che come sappiamo sono piuttosto usati e anche piuttosto utili, e secondo me dovrebbero essere usati un po' di più. Secondo me almeno due o tre volte. Esatto. Perché si può lavare il preservativo. Quindi sono ce ne sono tantissimi. Si può? No. Se puoi riutilizzarlo? No, perché no? Questo messaggio di ma sì, che se puoi. Che poi escono altri problemi. Problemi, sono altri volontari. Senta Gisella, allora, tu però non sai che Moroni utilizza quelli in fibra di carbonio. Sì. Ah. Sono già duri. Il preservativo è già duro. Ok. Sì, anche il diametro lo puoi sconfigurare come quieres. Okay. È importante. Ormai è partito per la tangente, allora, spagnola. Io lo so dire che cioè, comunque inquinano un casino. Io sto sudando. Dispositivi, ecco, chiamiamoli così, non so come, anche come io, no, dai, a parte gli scherzi, e non vanno neanche bene per fare i gavettoni a Ferragosto. Sì, che vanno bene invece. Hai provato? No, io ho bene, provato, non scoppiano mai. Meno male. Perché comunque, esatto, puoi giocarci di più. L'utilità è proprio quella, in teoria non dovrebbero rompersi. A Ferragosto, io mi ricordo, avevo un pacco scaduto che non sapevo più come utilizzare. L'ho detto, amici, a Ferragosto ci becchiamo, facciamo tutti la bella gavettonata. Il problema è la bella condomata. Esatto, non scoppiavano mai. La famosa riunione condominiale. Sì, esatto. Quindi, condominiale. Allora, la domanda è: come va smaltito il preservativo? Esatto. Gli fai il nodino prima di tutto? No, perché... no. Sì, il nodino bisogna farlo.
Allora Gisella, torniamo un attimino serio. Quindi tu mi stai dicendo che nei boschi uno degli articoli, diciamo, che più va di moda, che trovate in mezzo ai rifiuti, sono i preservativi usati. Troviamo di tutto, Roby, troviamo i preservativi, troviamo microondi. Che cosa? Sì, esatto. Cosa? I microonde. Microonde, forni, di tutto. Le gomme delle macchine, si trova di pazzesco, tutto. Pazzesco, esatto. incredibile. Vabbè, dopo questo momento ilare, ci scusiamo ovviamente con i vertici della Plastic Free, ovviamente di questa associazione. Chiediamo scusa. Facciamo una piccola pausa e adesso, come nostro consueto, anche qui il nostro Moroni ci annuncia il prossimo brano in rigorosamente in lingua spagnola. Bueno, è un cantante italiano muy famoso, muy querido, si chiama Jovanottos. La canción que vamos a escoltar ahora, todos juntos, con la mano en la mano, todo cuanto, se llama Un Rajito de Sol. Un rajito de sol. Vabbè, ho capito, un rajito de sol. Ho passato tanti anni in Brasile io. Che lingua parli tu? Se dico vita, dimmi cosa intendi. E come vivi tu? Se dico forza, attacchi o ti difendi. T'ho detto amore e tu m'hai messo in gabbia, m'hai scritto sempre male, hai scritto sulla sabbia. T'ho detto eccomi e volevi cambiarmi, t'ho detto basta e m'hai detto non lasciar. Abbiamo fatto l'amore e mi hai detto ah mi dispiace, mi hai lanciato una scarpa col tacco e poi abbiamo fatto pace. Abbiamo rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco, e dopo un po' mi ha lanciato la solita scarpa col tacco, gridandomi di andare e di non tornare più. Io ho fatto finta di uscire, tu hai acceso la TV, e mentre un comico faceva ridere io ti ho sentito che piangevi. E allora son tornato, ma tanto già lo sapevi che tornavo da te, senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano di sole per te, che sei lunatica, niente teorie con te, soltanto pratica, praticamente amore. Oh, oh, oh. Ti porto in dono un raggio di sole per te, un raggio di sole per te. Cosa pensi tu? Se dico amore dimmi cosa intendi. Siamo andati al mare e mi parlavi di montagne. Abbiamo preso una casa in città e sogni la campagna. Con gli uccellini, le anatre e le occhi, i delfini, i conigli, le api, i papaveri e le foche. E ogni tanto ti perdo, mi perdo nei miei guai. Ho lo zaino già pronto all'ingresso, ma poi tanto tu già lo sai che ritorno da te, senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te, che sei lunatica, niente teorie con te, soltanto pratica, praticamente. Di sole per te, yeah. Che ritorno da te, senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te. Un raggio di sole per te, un raggio di sole per te. Un raggio di sole.
Situata tra le colline del Roero, terra di rocche, vigne e castelli, la città di Bra è un crocevia di storie, eccellenze enogastronomiche e cultura. Una città da scoprire, ricca di eventi e luoghi di interesse. Per tutte le informazioni visitare il sito www.turismoimbra.it. Bra, città da vivere e da ascoltare. Ma se dico piadina, tu cosa dici? Se dici piadina, ti dico 16 piadina, la vera piadina romagnola ma sul territorio braidese. L'esperienza della tradizione è uno staff giovane. Gli ingredienti perfetti per un pranzo, una merenda o una cena sono da 16 piadina, a Bra, in via Pollenzo 5. E se non hai voglia di uscire di casa, ordina online su www.16piadinabra.com oppure tramite l'app e avrai 5 euro di sconto sul tuo primo ordine. 16 piadina, una tira l'altra. Ciao Eddie, come stai? Guarda Marco, sono sempre stanco e poi ho sempre lo stomaco sottosopra, devo curarmi. Ma Eddie, alle volte dipende solo da cosa mangi e dal tuo stile di vita. E quindi, che dovrei fare? Te lo dico io. Alla farmacia del dottor Barosi troverai uno staff specializzato in nutrizione, omeopatia e fitoterapia che ti aiuterà a riguadagnare il tuo stato di forma. Perché il più delle volte, amico mio, il farmaco più potente non risiede nei lunghi cassettoni delle farmacie, ma nei nostri piatti e nei nostri muscoli. Ah, grazie. Uno staff a tua disposizione specializzato in medicina omeopatica e nutrizione. La farmacia del dottor Barosi è in Borgo San Martino 6, sulla statale che collega Bra ad Alba. Brand the Rocks. Join the club. Questa canzone vi è offerta da Gian Andrea Tropini, specialista del verde, giardinaggio e non solo. Per info e contatti visita il sito web www.gatspecialistadelverde.it. Cause I
direttamente da Cuneo, i Maroon 5. I Moron 5. I Moron 5. 5 Maroni, che è meglio di uno. Mamma mia. Adesso finalmente posso fare la cosa per cui vengo strapagato in questa radio, ovvero leggere i messaggi. Sì, l'unica cosa che fai davvero male. Esatto. Oh. Allora, chiedo scusa perché i messaggi sono pervenuti diversi minuti fa, ma ho solo adesso l'occasione di poterli leggere. Partiamo da Gian, che ci scrive: una follia inventare un materiale usa e getta indistruttibile. Sì. Gest, che è una domanda per Gise. Come ingeriamo? Giuseppe: buongiorno ragazzi, complimenti per la simpatia. Si chiama esaurimento, Giuseppe, non è simpatia. Giuseppe, buon gusto. Esatto, sì. E per l'argomento di oggi, mi sono appena collegato, ovviamente parliamo di 15 giorni fa. Dobbiamo spiegargli quello che abbiamo detto prima. Sì, esatto. Meglio di no. Una domanda, quindi c'è una domanda. Bene. Una domanda significa che poi bisogna rispondere. Sì, di solito. Chiaro. Vai. Ma non doveva partire una legge per il divieto alla commercializzazione della plastica? O mi sono perso qualcosa? Boh, io non lo so. Giuro. In teoria sì, in teoria c'era qua, questo disegno di legge. Come puoi vedere, Giuseppe qua è una tempesta di cervelli, di intellettuali proprio. Tutti. Giuseppe ha un pochettino sollevato quello che può essere la soluzione a questo problema, che sta all'origine. È inutile che raccogliamo la plastica, dobbiamo cercare di evitare Inutile no, perché se non ci fosse chi lo fa come lo fa Plastic Free sarebbe È vero, però sarà casino. Sempre un palliativo, cioè sarà un... Anche perché dove finisce la plastica raccolta? Ecco, chiedo. Esatto. Allora, praticamente uno dei problemi più grandi è anche il riciclo di questa plastica. Esatto. Quindi è qui che dobbiamo lavorare tutti assieme. Diciamo che il problema è la burocrazia anche che c'è nello smaltimento, per lo smaltimento. E immagino. Quindi abbiamo bisogno della collaborazione dei comuni che ci aiutano e poi a riciclare. Ecco Gisela, raccontaci come viene riciclata la plastica. Non è un tecnico. Cioè voglio sapere, se io mischio una bottiglietta blu, una azzurra, una bianca, come fa a tornarmi una blu, una azzurra, una bianca, scusate. Domanda lecita, domanda lecita. Ma alla fine come prima viene riciclata blu, dopo quelle la plastica? Come? Fai una domanda anche tu. Sì, come viene riciclata la plastica? Ecco, Gisella, avanti. Grazie. E la plastica viene riciclata, di questo se ne occupa l'ente di raccolta, quindi quindi tu non lo sai. Non lo so. Non lo sai. Noi la raccogliamo e lo fanno anche bene. Giusto. La dividete anche per colore? No. Cioè io vado fuori con questa storia dei colori della plastica. Se uno è daltonico lo prendete lo stesso nella vostra associazione. Sì, lo prendiamo lo stesso. Quindi sì, per dire, ragazzi, tutti possono fare i volontari. Pensate che allora vi cito qualche dato riguardo le raccolte effettuate da Plastic Free, perché a settembre del 2020 in un solo giorno vennero, attraverso 40 appuntamenti di raccolta, vennero raccolti 31.700 kg, quindi 31 tonnellate in un solo giorno. Questo dato è nel corso di un anno è stato quasi quintuplicato, perché quasi sestuplicato, perché il 18 aprile del 2021, come dicevi tu Gisella, è stato il giorno in cui il volume di rifiuti raccolti è stato il più elevato da quando esiste probabilmente Plastic Free, e si attesta a 170 tonnellate. Abbiamo fatto un record. Esatto, fino ad oggi sono stati raccolti da Plastic Free 537.830 kg in 500 appuntamenti di raccolta. Come funziona l'appuntamento di raccolta? Allora, l'appuntamento di raccolta funziona in questa maniera: i volontari si iscrivono tramite un link o tramite il sito di Plastic Free Onlus. Ok. E praticamente l'iscrizione è gratuita, ci sono tantissimi appuntamenti, basta venire lì, portare i guantini. Okay. Di plastica, no? No, noi chiediamo i guanti da giardinaggio che poi possono essere riutilizzati. Ecco, ma Gisela, scusa, una domanda importante: ma uno può trastare, arrivare già con della plastica da casa? Non si deve fare questo, Moroni. No, no. Vabbè. Non puoi, no, non puoi. Quello che non si deve fare. Allora, visto che adesso entriamo nell'angolo dei giovani, noi ci auguriamo che i nostri giovani siano sensibilizzati. In primis,
gratis all'utilizzare non plastica monouso, ma andare su altri materiali e quant'altro. E poi ovviamente a partecipare alle raccolte. Sì. Non c'è un'età minima, o sì? No, no, anche i bambini possono venire. Quindi, soprattutto quindi i bambini. Io posso venire. Con le manine piccole riescono meglio a togliere i preservativi. Tu puoi venire se vieni sempre con questa camicia. Certo, sì, senza. No, no, che poi lo raccolgono per sbaglio. Sì. Ma dove mi smaltite? Scusa, io sono rifiuto. Ecco, dove smaltiamo? C'è il sacchetto Botti. Guarda, esatto. Ci pensiamo mentre ascoltiamo la canzone anche scelta da Carolina. Anche io sono riutilizzabile, comunque. Ciao, sono Carolina e oggi vorrei farvi ascoltare questa canzone. L'angolo dei giovani. E meno male che la musica ci salva e ci salverà. Quest'oggi Carolina ci fa ascoltare un brano di Joy Again. Questa è Looking Out For You. Questo è l'angolo dei giovani, direttamente dalla playlist di mia figlia Carolina. Ragazzi, i miei tre consigli: fate ginnastica, riciclate la plastica e bruciate la svastica. Ottimo, ciao, grande Guido. Okay, ottimi consigli. Potremmo fare anche una rubrica, sì. I consigli di Guidone. I consigli di Guidone, sì, ci chiamarlo così. Allora, prima di andare avanti con quello che è il progetto delle scuole, visto che abbiamo appena sentito l'angolo dei giovani, parliamo anche di giovani. Mi scusa, la finisci di farmi sguardi erotici per piacere? Sì, è incredibile. Incredibile. C'è un messaggio, sono arrivati dei messaggi, se vuoi provare a leggerli. Uno cita proprio la tua capacità incredibile di dare i dati. Comunque, come dice, i numeri Fortune meno Matera ci riesce. Non ho capito niente. Ma non è colpa mia, è colpa sua che non capisce. No, ma poi si fissano con la matematica. Lo sai come sono fatti, Marco? Quando c'è la matematica di mezzo, non capiscono più nulla. Salutiamo anche Chiara, che ci aveva scritto diverse cose qualche minuto fa, che seri. Poi ci segnala che a Bra in molti comuni c'è un'iniziativa il 5 e il 6.
tutti a pulire con un sacco di associazioni. Oh, sì, sicuramente bene. C'è anche la vostra in mezzo. Bene, bene. Voi invece il prossimo evento, ne parliamo tra un attimo, sì. Perché dicevamo, parliamo dei giovani, perché il progetto di Plastic Free è anche quello di entrare nelle scuole con questo progetto, che parte dalla base, anche qui citiamo di nuovo dei numeri, che in Italia ci sono oltre 8 milioni di studenti che potenzialmente con 200 giorni scolastici utilizzerebbero oltre 1 miliardo di bottigliette di plastica all'anno. Proprio per questo motivo, attraverso le donazioni, attraverso gli sponsor, Plastic Free si sta impegnando nell'acquistare e donare dei depuratori d'acqua, così da permettere ad ogni studente di riempire gratuitamente la propria borraccia, evitando l'acquisto di bottigliette in plastica. E questa è una gran bella cosa. A proposito di donazioni, essendo in periodo di dichiarazione dei redditi, il tuo 5 per 1000, caro il mio Moroni, visto che l'equivalente del 5 per 1000 vi copre. Ma, esatto. Ma 0 per 5 fa 5, fa 0. Sì, fa 0. Tu 5 per 1000, io e te siamo a posto. Però Moroni, il suo 5 per 1000 può donarlo all'associazione Onlus Plastic Free. Immagino che si possa fare andando sul sito, sulla pagina Facebook, trovate tutte le indicazioni, sì, del caso. Esatto, Rovi, noi come associazione assolutamente non guadagniamo nulla, raccogliamo i fondi dal web e le aziende che ci supportano, e con i soldi che raccogliamo acquistiamo la divisa, la maglietta che è il simbolo del volontario. De plastica. No, non è di plastica. L'avvocato del diavolo, sì. L'avvocato del, perché lui non lo dice, ma produce allora, plastica. Allora, io ce l'ho il metodo per finire con questo circolo vizioso di raccogliere la plastica. Quando la buttate dovete nasconderla meglio, perché poi la trovano, capisci? Noi la troviamo, noi loro siamo sono bravi, forti, la troviamo. Trovano tutto, un attimo un po' più di attenzione nell'inquinare consapevolmente, nascondere bene i materiali plastici in modo che non vengano trovati. Sì. Oppure gli date fuoco, gli date boschi. Fuoco nei boschi. Mi raccomando, no, non si fa quello, soprattutto non si fa quello. Ovviamente, infatti lo scrive Fabio, la plastica non si brucia. Cattivo! La si conferisce nei sacchi gialli e si espone nei giorni stabiliti alla raccolta. Bravo. Giusto, bravo Fabio. Sì, bravo che usa il termine conferimento. Sei, bravo, ti sei elevato. Va bene, andiamo con un po' di reggae, dai, sciogliamo un po' le nostre membra attraverso questo genere musicale che guarda, in via Mucci Fabio piace un sacco. Fabio è un grande, perché dice bere l'acqua dal proprio rubinetto, giusto, sì, io lo so. Sì, quindi viva la povertà, quella che non ti fa plastica, comprare l'acqua perché non c'hai i soldi, oppure, così bevi dal rubinetto. Oppure bevi la birra, cioè esatto. Bevi l'acqua. Sì. Non compri l'acqua il bottiglia. Di Bra è buonissima. È buonissima. Molto buona. Sì, soprattutto se hai problemi renali fa bene perché scioglie. La bevono anche a Chernobyl l'acqua di Bra. È famosissima. Stazione di Radio Brand Rocks, stiamo per trasmettere la canzone di Claudio. Informiamo che il treno per via Mucci viaggia con un anticipo di 6 minuti. Ciao ragazzi, un saluto da Claudio via Mucci. Come possibile vorrei ascoltare sempre un pezzo reggae a vostra scelta, che tanto scegliete sempre dei bei brani musicali da ascoltare. Ciao. Nel 1991 gli Africa United si chiamavano ancora Africa United con la D finale e pubblicavano People Pie, quindi 30 anni dopo è uscito giusto ieri questo album che io mi sono ascoltato in loop tutto il giorno praticamente, People Pie in versione 2021. Da questo album ci andiamo ad ascoltare Politics, brano magnifico che è un po' il simbolo di questo album che quest'oggi, in questi giorni, compie 30 anni. 40 invece sono gli anni di carriera. No one surrender, no one will give a nobody cares about what people's need. When in a system washes everybody occupation right now. We need a doctor who cares about the health of the nation. And when the working class going on strike, no more police, they're just claiming their rights. No more police, they're just claiming. People must work all night long just to make the rich more strong. After you will see all your life, them give you a pension. Permission. What can you ask more than this? And what can you need? What can you ask more than this? Politics rule, sexual iniquity, and the move adds to broken morality. As you jump from office to office, run, you must surrender. Politics rule.
shall iniquity. And every word that's broken will ever see. As we come from office to office, man, you must surrender. Democracy means power, and power to the people. No distinction in class, lessons for religion, but poverty brings weakness. Some mean show your rights, where presidents speaking in the ghetto demos fight, in the ghetto demos fight. Politics rule, social iniquity, and every word that's broken will ever see. As you come from office to office, man, you must surrender. Politics rule, social iniquity, and every word that's broken will ever see. As you come from office to office, man, you must surrender. Nel tempo indietro di 30 anni con Politics by Africa Unite, appena uscito People Pie 2021, testo sempre molto attuale, parla di politici, quelli non sono cambiati. No, anzi, forse sono peggiorati in confronto a 30 anni. No, ma la cosa bella della politica è che ognuno, cioè ogni personaggio nuovo che arriva fa rimpiangere quello vecchio. Fa peggio del precedente. È così ed è da 40 anni. Sì, facciamo una metafora. Sì. È come se io domani facessi leggere i messaggi a Moroni. Sicuramente farebbe peggio anche di te. No, non credo. Forse proprio. Avresti anche nostalgia di Botti. Sì, penso. Vedi. Sarebbe incredibile. Ma adesso siamo arrivati al momento. Visto che di quest'oggi non abbiamo ancora... siamo stati fin troppo seri, cioè almeno noi due, Gisela, gli altri due no, però non abbiamo ancora comunicato nessuna di queste. Ma robe da matti. Tu lo dici mai robe da matti, Gisela? Sì, in spagnolo. Cosa de loco. Molto bello. Mi piace. Bello. Però noi quest'oggi lo facciamo in un'altra maniera, perché lo colleghiamo, visto che è una roba anche da matti. Mira che trabajo. Mi piace ancora di più, forse. Bello. No, bello. Quest'oggi lo facciamo collegandoci a una nostra famosissima rubrica, perché è una roba da matti a sfondo amoroso. Esatto. Sentimentale, giusto. Una roba da matti che si fonde con la gente non si ama più. E allora mandiamo la sigla. La gente non si ama più. Non ci sono più innamorati. La gente non si ama più. Più. Je t'aime. Perché c'è pochi innamorati.
che c'è pochi innamorati. Innamorati, ecco, innamorati, io adesso cerco di fare il serio perché questa stiamo assistendo a una scena veramente brutta, terribile. Allora, si finge morto per 4 mesi, giovane scappato per evitare il matrimonio. 26enne albanese, residente a Grosseto, per 4 mesi è finto a Grosseto. Scusa. Abita lì. Come Grosseto fa ridere. Vabbè. Per 4 mesi ha finto di essere morto. Parenti e conoscenti hanno pianto per la sua tragica scomparsa, ufficialmente avvenuta durante un'immersione a Punta Ala. In realtà è riemerso nella spiaggia di fianco. Esatto. La storia inizia il 14 marzo, racconta il Tirreno, che non è solo un mare ma è anche un giornale. Pensavo fosse un errore, invece no. Quando la sua attrezzatura viene trovata sulla spiaggia e l'auto parcheggiata poco distante, e qua aspetta, il mistero si infila. Però la chiusa la macchina. Attenzione, eh? Qua è il mistero. Aspetta, perché mistero. Qua siamo, c'è il mistero. Le ricerche sono subito partite, ma non hanno dato. Il mistero del Tirreno misterioso. Esatto, non hanno dato nessun risultato. In realtà il giovane aveva deciso di fingersi morto per evitare un matrimonio combinato. Matrimonio combinato. Il 15 aprile avrebbe dovuto tornare in Albania e sposarsi contro la sua volontà. Allora, questo secco ci vado a nuoto. Ci vado morto. Galleggio. Dopo aver messo in scena la sua morte. Ha vagato per mesi senza documenti, cibandosi di bacche, muschi, licheni, funghi. Sì, anche un po' di plastica. Esatto. Qua e là. L'hanno ritrovato con la plastica. Cercando di crearsi una nuova vita a Milano. Uè, figa! Sì, la prima cosa che ha dichiarato. La prima cosa che ha dichiarato è stata questa. È stata quella. Nessun contatto con la famiglia per paura di essere rintracciato. Sì, poi qualche giorno fa ha ceduto perché non ne poteva più. Non ce la faceva più di mangiare cotolette alla milanese. Cedimento? Questo è il cedimento. Questo è il cedimento. Ed è rientrato in Toscana. Rientro in Toscana? Maremma. E tra le lacrime ha raccontato tutto ai carabinieri. Esatto, ha raccontato tutto ai carabinieri. Sono vivo. Esatto, che così hanno risolto brillantemente il mistero dell'uomo scomparso nel Tirreno. Fantastico. La gente non si ama più. Non ci sono più innamorati. La gente non si ama più. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. Che c'è pochi innamorati. E come al solito, subito dopo la nostra rubrica La gente non si ama più, noi amiamo farvi ascoltare una canzone che parli d'amore, no? Sì. È una canzone magnifica, una canzone di Lucio Dalla. Però il testo scritto da Samuele Versace. Esattamente, una canzone che si intitola La canzone. Esatto. Bella canzone, ascoltiamoci questa canzone. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vive, mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, eccesso di una discoteca sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio sono contento. Non si vive, stare senza di lei, mi uccide. Canzone, cercala se puoi, dai tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio poi cos'è? Non si vede.
E come lacrime la pioggia mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive stare senza di lei, mi uccide. Canzone, trovala se può. Dille che l'amo se lo vuoi. Va per le strade tra la gente. È difficile da dire, schifo. Guarda che non è facile far schifo, no. Perché è molto più semplice essere qualcuno. È l'unica cosa che sai far bene. Infatti, ma tutto il resto lo fai male. Quello invece ti riesce molto. Una volta quando ero intelligente, la mia vita andava malissimo. Sì, ma tanto tempo fa. Sì, poi infatti poi decidi di diventare così e le cose vanno meglio. Molto meglio. Allora, stai bene stupido però, sai? Vero? Sì, secondo me ti dona. Detto da te, guarda, grandissimo. Gisela, torniamo a noi. Allora, il 23 di maggio ci sarà un evento del quale ovviamente adesso tu ci parlerai. 23 di maggio. Ecco, perché sei venuta qua anche per fare qualcosa, esatto. No? Voglio dire. Ah, ok, perfetto. Ah, non solo per ridere. Ah, tra l'altro volevo dirti che tutti i bicchierini del caffè di là puoi portarli via dopo. Sì, sì, dopo smaltisco. Sì, tanto abbiamo già di là una schiava, potete mettervi Marco insieme. Non si offende. Infatti. Va bene. Adesso arriverà l'occhiata. Gisela, dicevamo, 23 maggio, quindi questo evento dove, come, quando, come partecipare? Allora, l'associazione prevede un nuovo e grande appuntamento per il 23 maggio lungo gli argini del Po per la più intensa pulizia del fiume più grande in Italia. Come sapete, il Po ha un'estensione di 650 km. È il fiume più lungo d'Italia. Esatto, sì. E tutti i giorni trasporta oltre 11 tonnellate di microplastica nell'Adriatico. Si può dire sta minchia? Sì, che i siluri si mangiano. Esatto. E quando la plastica arriva in mare entra in un ecosistema che non fa bene a nessuno, né alla fauna marina e tanto meno a noi. Esatto. Il nostro obiettivo quel giorno che è proprio la crisi è di rimuovere oltre 50.000 kg di plastica. L'obiettivo è quello lì, quindi. Esatto. E noi qui ci concentriamo sul Tanaro, che è un affluente ovviamente che porta un sacco di cose, anche cadaveri. Sì, a volte, tutti i morti li trovano nel Tanaro. Cioè, uno muore tipo in Sri Lanka, il cadavere lo trovano nel Tanaro. Ritorna. Chiedo scusa. Però, ascolta, quindi chi volesse partecipare, volontari, può farlo? Assolutamente sì. Allora, ci saranno due ritrovi. Uno è sempre alle 14 per tutti e due i ritrovi. Un gruppo si ritrova al parcheggio del Veneto a Santa Vittoria d'Alba. Quindi 23 maggio ore 14 per pulire quella parte, quella riva del Tanaro. L'altro gruppo guidato da me, ci troviamo a Maschi all'ascolto. Il gruppo è guidato da Gisela. Lei è capogruppo. Gisela è capogruppo. Li vogliamo numerosi. Vai pure avanti. Secondo me c'è già gente che sta andando a distribuire plastica sui percorsi. Gente che è già là che per far bella figura. Ma quanti sacchi ti ho preso? Ci troveremo sempre alle 14 nel parcheggio della cascata di Verdun. Ah, okay. Quindi si fa anche pranzo alla cascata prima. No, è chiuso. Ah, no, è chiuso. Però andiamo, ci ritroviamo lì e poi andremo a pulire. Quindi chi volesse venire può semplicemente presentarsi lì, non deve fare iscrizioni. Sì, si devono iscrivere. Allora, la iscrizione è gratuita, devono iscriversi sul sito di Plastic Free. Ok, diciamolo: www.plasticfree.it. Esatto. Okay. E poi lì ci sarà ovviamente tutte le sezioni riguardanti. È necessaria l'iscrizione perché c'è un'assicurazione. Ovvio. Certo. Ovviamente. E niente, partecipare per tutti i maschi ai tanti all'ascolto. Si può specificare a quale gruppo uno vuole essere, come dire, assegnato? No. Oppure no? Uno si iscrive e poi la fortuna deciderà per esatto. No, però, uno si iscrive e poi va al punto di ritrovo, però, ragazzi, che più è comodo. A parte, iscrivetevi. O Santa Vittoria o Verduna. E tu a quale sarai? Io sarò quella di Verduna. Allora, iscrivetevi perché fammi parlare, Moroni. Okay. Fate una cosa bella, una cosa figa, una cosa utile. Potete conoscere persone fighe, perché i ragazzi e le ragazze che fanno questa cosa sono anche tutte Gisela è delle persone splendide. Fammi finire che ti tiro l'acqua e basta, ho finito.
Fatelo, fatelo, iscrivetevi. No, iscrivetevi, perché ovviamente è una cosa che porta un beneficio, secondo me, non solo al pianeta, ma anche a se stessi. Perché poi quello è comunque fare del bene, lo fai in una maniera che rendi più pulito il mondo, quindi meglio di così. Cioè, dai, è un piccolo sacrificio che diventa una gran bella cosa. Vengo anch'io, dai. Se lo facciamo assieme. Perché no? È una citazione, insomma. Ah, perché poi mi scambiano per un rifiuto. Cioè no, e noi vogliamo vedere voti con la maglietta di Plastic Free. Dai. Altra canzone scelta dalla nostra Gisela, ospite di quest'oggi direttamente da Plastic Free Generation X. Questa è Dancing With Myself. Club. Posando la puntina sui solchi, il vinile ti obbliga al rispetto per la musica. E di fatto, l'unico modo per possedere fisicamente la musica è quello di comprare dischi in vinile. Ed è una cosa bellissima. Vinyl Store, a Bra, in corso Garibaldi 64. E dai però, la puntina! Questa canzone vi è offerta da Macelleria Scaglia, in via Rambaudi 27, a Bra.
Tempismo perfetto. Pari a mettere i pezzi che durano poco. Hai visto fortunato che tempismo che però, non sei altro. Hai visto, tac, volume, siamo quale dentro. Quale cognome più immeritato del tuo? Veramente, forse il tuo. Lucky Robbie. Allora, io sono 5 lettere, inizio con la B, 5 verticale. 5 lettere, porta e uso portare delle camicie di merda. 5 lettere verticali, inizio con la B. È facile, facile, facile. Allora, Gisella, senti, ti faccio una domanda. Ti è mai capitato, mentre raccoglievate i rifiuti nei boschi, di essere magari alle prese con dei cinghiali? No. No? No. Allora ti è andata bene. L'ha detto come anche un po' dispiaciuta. Sì. No, il cinghiale ce lo siamo sarebbe per... piaciuto. Sì, vabbè, ce un cerbiatto. Ne hai due di fianco stamattina, guarda, quindi va bene così. Perché dico ciò? Perché è il momento della prossima roba da matti. Ah, finalmente. Ma robe da matti. Robe da matti. Robe da matti. E dobbiamo andare a Roma, Roma Nord per la precisione, dove succede una cosa pazzesca. Una signora appena fatto la spesa sta andando verso la sua automobile, ovviamente, per andare via. Viene inseguita e accerchiata e attaccata da un gruppo di cinghiali. C'è anche un video condiviso su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas, pagina famosissima, che riprende questa donna in un parcheggio delle Rughe, zona commerciale di Roma Nord, in mano a alcuni sacchetti, presumibilmente della spesa. Ed è a quelli che punta il gruppetto di cinghiali, che senza alcun timore la avvicina e poi gliene strappa uno di mano. Il piccolo branco è formato da 4 esemplari adulti e 2 cuccioli, avvistamento per nulla inusuale in zona, che riaccende il dibattito sulla presenza degli ungulati, così sì, si chiamano, in città. Le segnalazioni lottavano contro i cartaginesi. Esatto. Le segnalazioni sulla presenza di gruppi di cinghiali sono infatti frequenti, ma mai si era visto un comportamento così audace da parte di un gruppo di cinghiali che rapinano a tutti gli effetti la spesa di una, di una povera donna. Io che ovviamente so perché, si è spaventata. Perché lei aveva una busta di plastica e non, non era bio, esatto, non era biodegradabile. Non era bio. Brava, brava. Oppure aveva un pacco di pappardelle e il cinghiale ha detto qua esatto. Miam, miam, miam. Qua mi vedo non abbastanza con il sugo di cinghiale, ovviamente. Esatto, esatto, esatto. Sarebbe stato cannibalismo. Questo è quello che è successo a Roma Nord. Ma noi andiamo avanti, perché se vogliamo combattere nel nostro piccolo l'inquinamento da plastica, cosa può fare ognuno di noi per dare una mano esatto, a questo
Allora, io ho trovato quelli che sono gli usa e getta in plastica, quindi gli oggetti monouso in plastica, dei quali possiamo fare a meno. Esatto, soprattutto quella monouso non va più usata. Esattamente, come possiamo fare? Ad esempio le stoviglie. Stoviglie monouso, le posate, piatti e bicchieri monouso dovrebbero essere eliminati definitivamente dalla lista della spesa. E dopo andiamo avanti, ci sentiamo Bowie con Let's Dance adesso. Ultimi 20 minuti di trasmissione, questo è Good Morning Bra su Radio Brown The Rocks. Stavamo dicendo degli usa e getta dei quali possiamo fare a meno. Abbiamo detto delle posate. C'è un'alternativa, perché quando non puoi proprio farne a meno e hai tantissimi commensali, puoi scegliere prodotti ecocompatibili come le posate fatte in foglie di palma o in bambù. Io non ero a conoscenza dell'esistenza, ma evidentemente ci sono. Pannolini e assorbenti, ad esempio. Acquistiamo pannolini e assorbenti in tessuto da lavare
lavare con saponi naturali a 40 gradi oppure scegliamo quelli compostabili. Ciripa. Questa potrebbe essere un'altra bella soluzione, lo dico anche a te che hai un bambino piccolo a casa, potrebbe essere una buona soluzione. Pellicola, alluminio e carta da forno sono onnipresenti in ogni cucina che si rispetti. I rotoli di carta per cucinare e conservare i cibi sono una fonte di rifiuto non indifferente. La carta da forno può essere sostituita da tappetini in silicone riutilizzabili e lavabili anche in lavastoviglie. La pellicola e l'alluminio invece possono trovare un valido sostituto ecologico nei fogli in cera d'api, perfetti come coperchio di contenitori, piatti o direttamente a contatto sul cibo. Questo ad esempio non lo sapevo, non ero al corrente. Un'altra cosa, anche i shampoo si possono usare quelli solidi. Bravissima, infatti stavo arrivando a questa sezione che parla anche di detersivi e anche, come dicevi tu, prodotti da bagno. Tutta quella plastica si può ridurre. Conserviamo i flaconi vuoti di detergenti, saponi e shampoo e riempiamoli con i prodotti sfusi, ad esempio, un'altra ottima soluzione. Pettini, spazzole e altri accessori per i capelli esistono anche in legno o in bambù, così come gli spazzolini da denti. Stop anche ai dischetti struccanti usa e getta e alle salviettine struccanti monouso. Quindi usa e tira. Potrebbe essere quella, cioè, sai, però la cosa che uno, io faccio l'avvocato del diavolo, ti dico, vabbè, ma allora perché non le dici alle industrie che al supermercato ci danno tutte le cose con la plastica? Come faccio io ad avere, sto facendo lo rompipalle, bravo, come faccio io ad avere le cose di plastica, tutta plastica c'è dappertutto? Scegliamo coloro che producono. Ci sono parecchie aziende, bravo, che Robby, producono confezioni. Magari piuttosto che usare la plastica viene usata la carta. Adesso sono in tanti, quindi anche quando andiamo allora, al supermercato, sì, tutti gli alberi. Soprattutto sosteniamo a chi vende questi prodotti. Esatto, sosteniamo proprio. Cerchiamo quando siamo al supermercato di fare una scelta. Come ad esempio, faccio un esempio: le vaschette di affettati, che adesso viene comodo comprare quelle in plastica, che le metti in frigo. Se noi invece lo compriamo al banco, ci viene dato in un foglio di carta biodegradabile, quindi lì eviteremmo già la produzione di un bel po' di plastica inutile. Ad esempio, tu Botti, come ti strucchi? Io non mi strucco. Ah, sei proprio così? Sono quindi? Così, sono così. È bello così. Pensavo c'è la punta che ha. Senti come dice la gira. Va bene, andiamo avanti con un po' di musica, che ci avviciniamo a mezzogiorno. Michael Serapali in Bono Bono.
messaggi per questi ultimi 12 minuti in questo istante di trasmissione. Un indovinello che ha inventato lui, occhio, sentite che indovinello figo che mi sono inventato. È una cosa fighissima da fare, ma che speri non ci sia più il bisogno di fare. Che cos'è? È il raduno di Plastic Free, ragazzi. Ah, giustamente. Sei un genio, Jess, veramente. Io pensavo chiedesse come la ingeriamo. Ti prego, un indovinello al giorno. Per favore, ne abbiamo bisogno. Sì, geniale, geniale. E poi scrive ancora: grandi che ne parlate, grande Gise, soprattutto perché ci ha sopportato, aggiungo io, e tutti i volontari, me compreso, perché anche Jess, lo diciamo, bravo, è un volontario di Plastic Free. E suona pure bene. Così, suona pure bene. E anche gli indovinelli. E soprattutto c'è un Follis. Sì, ha le camicie scozzesi, ma non. Nonostante questo noi l'abbiamo ospitato lo stesso, esatto, nonostante esatto, il suo esatto. essere scozzese. Allora Gisela, per chiudere un attimino, ricordiamo quindi l'appuntamento del 23 maggio alle 2. Ok, iscriviamoci tramite il sito plasticfree.it, sì. Chi volesse partecipare. E poi tu volevi ricordare anche il fatto che esistono innanzitutto una pagina Facebook di Plastic Free, sia quella nazionale che quella della regione Piemonte. Quindi potete scrivervi lì. Ricordo anche che c'è un gruppo WhatsApp di Bra. Chi vuole aggiungersi così per avere informazioni sugli eventi, i prossimi eventi anche nella città. Volevo anche ringraziare il comune di Santa Vittoria, il comune di Bra e il comune di Verduno per il loro appoggio, diciamo, alla causa. Alla sì, causa. Bene, sì. Bene. Noi non ci ringraziare perché quello che abbiamo fatto questa mattina no, è effettivamente. Ringrazio no, ma... sopra. E volevo arrivare anche lì dopo aver salutato amici, familiari. No, non è vero. No, grazie mille a voi perché oltre che siete super plastic free, perché siete molto informati. E... sì, io non sono venuto vestito in latte. Come suo solito, no, grazie mille davvero. Grazie per diffondere il messaggio. Perché noi serve. Pensa che usiamo i preservativi fatti all'uncinetto. Ma perché Moroni? Per una malformazione, Moroni. No, li usiamo all'uncinetto. Sì. Si possono lavare. Sì. Non sono tanto si sicuro. Allargano un po' nel tempo, ma c'è un cordino che abbiamo se vuoi. Due figli. 25 figli a due. Testa. Però. Sono passati attraverso. Esatto. Scusa, che i bambini sono i bambini. Quindi ribadiamo: iscrivetevi sul sito www.plasticfree.it se voleste partecipare attivamente alla causa. E per il 23 maggio c'è questa bellissima iniziativa. Nella quale sì, vuole raggiungere la quota di, hai detto quanti? 50.000 kg. Ok, che quindi è un bel peso. Se avete delle bambole gonfiabili a casa, portatele, così aumentano il volume. No, tanto tanto ce n'è, serve, dici, non ce serve. N'è, più plastica ce n'è. Più plastica farete, più arriveremo prima a questo obiettivo. Secondo me è Moroni... il contrario, non dovete fare plastica. Secondo me Moroni non ha capito il senso dell'ospitata di oggi. Allora, siamo in radio, prima cosa. Vabbè, dopo metterò il mio pamphlet a disposizione di Gisela. Ma sai perché? Perché lui fa parte di quella parte del mondo ricca, che sì, sono i primi produttori. Sono quelli che inquinano. Sì, è colpa tua. Ma noi usiamo solo roba fresca, mica implastichiamo la roba. Dai, Robby, ma noi ricchi la plastica non la usiamo. Questo anche vero. Questo anche vero. Comunque, per concludere il discorso, che secondo me fa pensare, la plastica, lo dicevamo in una di queste puntate, è giovane. Ha poco più di 150 anni la plastica. Sì. Pensa quanti danni ha fatto. In 150 anni quanta ne è stata prodotta? È incredibile. Lo sapete da dove si fa la plastica? Da dove deriva? C'è anche un problema globale, dal petrolio. Ragazzi, il giorno che noi non consumeremo più petrolio, questi qua dei paesi arabi saranno incazzati neri. Dici? Sì, te lo dico io. Ma cosa faranno? Niente, si attaccano al tram. Ah, appunto, però elettrico. Elettrico. Grandi. Ovviamente. Siamo sul pezzo. Sono orgogliosa. Va bene, dai, rimanete sintonizzati che abbiamo ancora un piccolo intervento. Vi dobbiamo ricordare gli appuntamenti di giornata di Radio Brown & Rocks, ma adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è la canzone per eccellenza del venerdì, ovviamente. Loro sono i Cure e questa è Friday I'm in Love. Bye.
E ce l'abbiamo fatta anche questo venerdì a portarla a casa. Molto dai, dai, dura, dai. È stata molto dura oggi. Però vabbè, vabbè, è andata così. È andata stiracchiata così. Stamattina, un po' stiracchiata. Sì, sì, buoni. Ma è perché hai tagliato il cappello? Lo so, mi sono stufato. Il profeta col cappello corto. Sì, ma riprofetizzo così adesso. Sì, sì. Sto iniziando a raccogliere nuove profezie. Allora, Gise, dacci le tue impressioni su questa ospitata che hai avuto di venerdì. Ti sei divertita? Molto. Sì. Avevo paura. Tenevi miedo? Avevo paura di Roby, così. Di me? Ma scusa, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Poi alla fine tutti mi hanno detto fai attenzione con Moroni. Esatto. E oggi ho capito il perché. Hai capito? Cioè, ringrazio che c'ero io quest'oggi, che almeno siamo riusciti a veicolare un po'. Ma io ringrazio che ci siete, ragazzi, siete fantastici. Beh, effettivamente lo comprendiamo. Perché sì, lo dicono sempre. Se noi siamo tanti. Come la panda. Sì, non puoi farne a meno. Che sono... Perché ridi? Sto weekend se ci fosse bisognerebbe inventarlo. Esatto. Giusto. Io ho la panda, slogan. Ragazzi, non... okay. Panda a mare o panda a montagna? La ragazzi, simpatia allora, di Moroni. No, poi ho riso solo senti, io. Adesso però il volume lo tolgo a tutte e due. Scusa. No, perché allora, la cosa di Gisa che è arrivato normale come persona si è già trasformata. È vero, di due ore si è moronizzata. Sai che mi assomiglia? È bionda. Guarda, rubia. Ride la rubia de bra. Ride per le battute di Moroni. Non dovete lasciarmi uno spazio così. Incredibile. Io lo prendo solo. Allora, Moroni, ci ricordi il pomeriggio di Radio Brown the Rocks? Io vi ricordo che oggi pomeriggio sono in diretta dalle 14 alle 16 da solo. Dichiarazione incredibile. Non dovevo dire quella parte lì. Non ti ha sentito nessuno. Ok, tranquillo. Meno male. Dai, allora ricordiamo, ti do dei consigli. Allora alle 17 c'è Nick the Night Flight. No, c'è la nostra Chiara che torna con C-True. Ovviamente seguitela. Alle 18 la mitica Sara insieme a Fabio per quelli che lo stile. Esatto. Lo sapevi, no? Quindi esatto, per gente come me che non ha stile ascolterò, cercherò di prendere nota. Esatto. Un tappino scrivo. Alle 19 la musica e la cucina si fondono in Rock Kitchen insieme a Nadia e Shauro, coadiuvati ovviamente dal mitico Marco Rock, e alle 23 Night Calling per la buonanotte come di consueto. Ormai noi ci diamo appuntamento, caro il mio Botti, a martedì mattina. Esatto, non vedo l'ora di tornare a essere da solo con il mio cucciolo. Ma no, magari lunedì vengo anch'io, dai. Lunedì non vieni. Perché ci sono vieni va lunedì. Bene, va bene, martedì. Facciamo un sondaggio: chi vuole Moroni con noi qui martedì? Ecco, il voto valido sono il abbiamo mio già, e il tuo. Io. Abbiamo già un grazie, voto che non, però purtroppo non conta. Abbi pazienza, ormai. Ringraziamo Gisella per la sua presenza. Grazie per averci voi, portato ragazzi, il suo progetto. Vi aspetto domenica 23, mi raccomando. Ci sarà, certo. Assolutamente. Però vi passo a prenderti io. Va bene. Ultimo col panfilo. Ma certo, compagnia, andiamo a Tanaro, vuoi che venga, scusa, che qua gira. Robby, mi permetti di aggiungere una piccolissima cosa? Per i bambini ci sarà anche una caccia al tesoro. Oh, che bello, al tesoro. Al tesoro, se trovi la bottiglia. Ciao a tutti. Ciao, buon weekend. Ciao.
Queen, brava! Mamma, mamma, papà, mamma, papà. Era una trasmissione destinata a rimanere famosa. Brown the Rocks. Join the club.